Lo concedo, Quill. È stata una mossa furba. Bene, ho ancora i codici d'accesso di quando io e Groot eravamo in ferie. Intendi quando ci hai mollato? Perché devi essere sempre così? Razzo! Dannato porco schifo! Gah! Cosmo ha cambiato i codici? Credo di sì. Ok, ragazzi, troviamo un altro modo. Forse hai inserito male il codice. È successo anche a me. Con quelle dita a salsiccia? Mi sembra ovvio. Queste zampette non sbagliano mai. Sì, c'è. Drax, puoi pensarci tu. Che consistenza curiosa. Potrei pentirmene. Ma non iniziamo a fare casino. Allora, codici rubati, il carcere. Cosa ci facevate esattamente qua giù tu e Groot? Abbiamo accettato un lavoro da un Signog da Mantlo mentre cercavate il bastardino. Che lavoro? Meno ne sai meglio, eh. Che razzo è stato? Un terremoto. Dubito, non siamo sulla Terra. Qualunque cosa stiano facendo, sono passati alla fase successiva. Il rito inizierà a momenti. Bella domanda. Come sappiamo se una cosa tanto potente può essere fermata? È una domanda per l'insetta. Peccato che ci abbia mollati. Per salvare la sua gente. Baker ha detto che Nicky ha scelto Nowhere per il rito, giusto? Sì, e mi ci vorrà un bel po' per farmela passare. Esatto. I cervelli mi hanno rotto. E anche la chiesa dello schifo universale. Facciamoli a pezzi. Baker non starà ad aspettarci. Sa che siamo qui. Cercherà di anticipare il rito. Sorprendentemente elastico! E se il problema non è lo scudo, sono le mine, ne ho abbastanza! Contatto! Esplosivi in arrivo! Qua dentro mi sento troppo in forza! E l'ha saltato in aria! Spassoso! Mi devi un favore, Quill! Oh. Grazie, bello! Meglio evitare le loro stregonerie elettriche! Atterralo, Drax! Crepa! Scudo sbagliato! Bel colpo, Drax! Di certo l'ha sentito! E adesso, Peter Quill! Peter! Aiuto! Il nemico si dimostra ostinato! Prima ce ne andiamo da questo cervello, meglio è! Nessuna obiezione! Il segreto è sconfiggiati prima che loro sconfiggano te! Il tizio delle mine ti sta facendo davvero saltare i nervi! Vattene via! Credete che sia infiammabile? È un po' tardi per porsi intorno sul ring! E adesso, Peter? Venite sciocchi, morirete su questo cervello! Siete i benvenuti, ragazzi! Gli sventurati sono la squadra di sicurezza del cervello. Che schifo! C'è molta polvere cerebrale. Già, manda in pappa le vie respiratorie. La malattia è chiamata polmone grigio. Fortuna che ho la maschera. Non serve, le particelle sono finissime, passano comunque. Mi sa che te lo sei già beccato. Il polmone grigio. Tutti hanno i polmoni grigi. E lo sai perché... Ti ho visti in molte occasioni. Io sono Groot. Drax, Oissa! Subito! Durante la guerra Thanos non abbia mirato alle risorse di Nowhere. Non sottovalutare il potere politico del collezionista. Può corrompere praticamente chiunque. Ma la Chiesa non accetta tangenti, solo sottomissione. Drax, di qua, svelto! Mi muovo alla velocità richiesta. Quill, sai che ti prendevo in giro, vero?
cosa è stato? Il polmone grigio, me lo sono inventato. Lo so. Voi lo sapevate? Oh sì. Certamente. Sei perfetto. Occhio, questo posto cade letteralmente a pezzi. Presto tutto Nowhere potrebbe fare questa fine. I tremori si intensificano. Se la vuoi mettere così? La descrizione è appropriata. Beh, non aiuta. Oh, che cosa ti hanno fatto? Stai... bene, Rocket? No, per niente. La corteccia, Nowhere. Che ne sarà di questo posto? Questa discarica putrida di alcol economico e affari illegali è una casa per me. Non è la prima volta che qualcuno prende di mira Nowhere e non sarà l'ultima. Se riusciamo a fermare la chiesa, lo schifo tornerà in men che non si dica. Cioè, lo schifo buono, non tutto il resto. Spero che sarà così. Grazie, Quill. Groot! Groot chiede se nelle nostre teste vivono persone minuscole, come su Nowhere. È una domanda corretta. Esistono molte case in legno. Groot, non ascoltare l'uomo cattivo. Dobbiamo risolvere un problemino. Come disattiviamo la corteccia ora che ha una carica del genere? Già, non sarà una passeggiata spegnere quell'affare. Non riesci ad hackerarlo? Non è mica un elettrodomestico. Parliamo della stramaledetta. La faremo esplodere se sarà necessario. Abbiamo a che fare con una forza mai vista prima. Non ne usciremo vinto. Ci penserò io coprendovi la fuga. Sarà un vero onore. Non sai nulla di esplosivi. E questo è il dannato Nowhere, bello. Non faremo esplodere Nowhere. E nessuno di noi. Arrivano! Sono tantissimi! Uno in meno tra poco! Due! Sono macchinari della fede ovunque! Vorrei avere il tempo di distruggere! Sete. Sì, anche le mie. Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter. Ragazzi, forza! Questi sfigati non ci batteranno, perché siamo più forti di loro. Ed è il nostro momento. Il momento per cosa? Per dimostrare chi è con me. Era fuori da noi, ma che bel leader! Noi. L'intera città cadrà a pezzi! Non prima che la chiesa sia distrutta! Astica! La battaglia feroce scuote il terreno con i nostri piedi! Difendiamo, nemico! Dov'è Warlock? Warlock è un temibile guerriero! Dobbiamo fidarci! Cambiagli i connotati! Abhava di Rama! Non c'era posto per tutti e due, l'ho spuntata io! Deve essersi perso il corso di difesa contro Gamora! Un po' di tregua, Groot! Schiva questo! Groot, ci sono macchinari della fede ovunque! Spero che radunino tutto per scagliarlo verso il sole! Nessun organo mitigherà la nostra ira! Alla Julien! Perché continuiamo a finire in questi scontri? Non dipende da noi. Ci sparano e noi spariamo. Di qua! Ci tocca un'altra scalata cerebrale. Prima c'è il baratro da superare. Giusto per informarvi, alla fine di tutto farò una doccia infinita. Ok, Groot, creiamo un ponte tutto nostro.
Ah, spero davvero che Warlock arrivi fino in fondo. Io sono Pancia. Nah, Pepita non conta su di noi. Per lui siamo come sporcizia sotto gli stivali. Sa di cosa siamo capaci. E soprattutto conosciamo il nostro valore. Ho fame. Di gloria? Sulla nave non ho mangiato. Qui c'è tessuto cerebrale in abbondanza. Ok, calma e gesso. Allora, una volta presa Nikki, aspetteremo che torni Warlock? E la donna insetto? Il nostro piano prevede molte persone. Facciamo una cosa alla volta. Liberiamo Nikki e fermiamo il compimento. Come sei pragmatico. Non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Quello sarebbe bracconaggio. Attenti, qui un po'... Peter, vorresti aprire le danze? Certo, guarda qui. Sorpresa, faccia di melma! Tutti suoi, Gamora! Ok, bomba! Siamo quasi! Un ultimo sforzo! Raker deve trovarsi proprio lì! Mostra i tuoi muscoli! Vuoi un altro? Sto liquidando questi pazzi fanatici! È la tua occasione, Gamora! Tagliamo corto! Guarda in pala! Spero che tu ho fatto fuori un nuovo corso pazzo! Will uccide sbirri pazzoidi! È una vera goduria! Continua a bloccare a terra quei pazzoidi, Groot! Insegniamogli che se la sono presa con la squadra sbagliata! Non ricorderanno nulla una volta morti! Spezzagli le gambe! Quanta fede di sangue sto perdendo il controllo! Bene! Ci serve il distruttore! Non combattevo così dai tempi della guerra! Quella per fortuna l'ha saltata! Fagli male, Gamora! Grazie per aver dato voce alle nostre emozioni! Questi bastardi sono ovunque! Lo spargimento di sangue contro me! Dietro di te! Sono tantissimi! Costerà una fortuna in munizioni! Beh, se non altro potrei farne buon uso! Facci vedere la spada! Dai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare! Questi pazzi devono capire di cosa sono capaci i guardiani della galassia! Mi sa che non hanno il nostro biglietto da visita! Non diremo mai finché si muoverà così in fretta! Una volta dentro, Raker è mio! Se mi chiedi dentro, cercherò di farlo! Ce l'hai fatta! Ben fatto, non volerà mai più! Spegnigli le luci! Accogli la morte! Tornano alla mente tanti ricordi! Quella per fortuna l'ha saltata! Dubito che ciò che troveremo dall'altra parte ci piacerà! Metteremo fine a questo spettacolo orrendo! Il roditore sta per essere sopraffatto! L'occasione perfetta per me! Un ultimo sforzo, ragazzi! Date il massimo! Così tanti soldati! Baker deve essere sicuramente nella sorpresa! C'è mancato poco! Ottimo aiuto, Peter Quill! Ah.
Sta diventando un salasso! Gli esplosivi costano! Beh, se non altro potrei farne buon uso! Dragone! Siamo giunti alle porte del tempio! Vieni a morire! È stato pazzesco! Per cacciarci in un incubo! Lo so! Metteremo fine a questo spettacolo orrendo! Con molto piacere! Attacca, Drax! Siamo quasi! Laker deve trovarsi proprio lì! Sarà un piacere! Quel robottone ha un grosso problema! Ora sì che ragioniamo! Fortuna l'ho saltata! Ah, non difendali, Crow! Sfilettali! Ricordate che siamo una squadra! Coordiniamoci! Indica un bersaglio e io lo farò a pezzi! Vai, ragazzone! Diavolo, il robot gigante fa incassare bene i colpi! Tanti saluti! Ora inizia la vera battaglia! Tutti pronti? Vi siete scaldati? Io non avevo freddo! Bene, ti voglio rovente! Ha! E sia! A cosa state pensando? Sto pensando che se non l'ha già steso Pepita, ho da parte una granata per Raker. Tenete gli occhi aperti per Nikki! La liberiamo da questi svitati, poi possiamo trovare Warlock, Mantis e tutta la baracca! Credo con fermezza che salveremo la tua progenie! Occhio alla parola con la C! Questa volta la salveremo. Fate silenzio! Che hanno fatto alla corteccia? Nikki! L'hanno legata a quella razzo di macchina. E usano la mano per incanalarci la forza del credo da tutta la galassia. Il compimento è iniziato. Dobbiamo portarla fuori da lì, ma come? Liberiamo la mano e perderanno energia. Ci sono 4 cavi, strappiamoli. Ho una sorpresa speciale! Ha funzionato! Guardate la mano! Ok! Fuori uno, ne restano 3! Ascoltaci! Ti salveremo, puoi giurarci! Già di continuo! Non temevamo tutti! Eppure! È tutto morso, sentite! Non è che di continuo non arrivare!
Grazie, Gamora! Sempre a rovinare qualunque cosa. Se non vuoi unirti a me, allora fatti da parte. Ecco perché non voglio avere figli. Nicky, le cose non andranno come credi. Chi lo dice? Tu? Ho visto cosa hai fatto. Perché non vuoi cambiare le cose? Riesco a sentire la luce dentro di me. La promessa è portata a compimento. Ma non capisce che il suo piano è stato sventato. Questo è un piccolo intoppo. Non è vero, grande unificatore? La corteccia serviva per alleggerire il vostro compito, matriarca. Ritiriamoci per... Datemi un motivo per ucciderlo. Dunque lui, il primo tramite divino. Una pallida ombra della vostra magnificenza, matriarca. Deve vedermi riuscire dove lui ha fallito. Diffonderò la fede nell'intera galassia da sola, se serve. Se pensate di gestire... Saprò gestire tutto il necessario. Nick! Ciao! Non andranno lontano. Ho messo un tracciante sul ragazzo d'oro. Tu cosa? L'ho marcato sul ponte nel caso ci avesse piantato in asso. Dobbiamo solo tornare sulla Milano. Rocket, non cambiare mai. Allora, parlando di quella mocciosetta fastidiosa... Cosa? È solo una domanda. Come va, Quill? Si trova in un'età difficile. Anche la mia dolce Camaria sarebbe complicata. Non è cambiato nulla. Bisogna mettere Nicky, Warlock e Mantis nella stessa stanza. Il tizio d'oro deve essere salvato. Non vedo l'ora di godermi la sua faccia nel momento in cui lo libereremo. Guardiano di galassia. Madre bambina. Cosmo, io... Ma che dannato razzo! Che è successo? Siamo fuori dalla corteccia. Non è qui che conduce di solito. Cacchio, è bravo. È un'illusione.
Cosmo ci ha chiuso in un'altra prigione mentale. Fermi. Aspettate. Che cos'è? Latrati. Ma Cosmo non è così stridulo. Fantastico, saremo attaccati da un intero branco di cani rumorosi. È tutto a posto, roditore. Cacca baia non morde. Sapete cosa vuol dire? Che Cosmo non ha ceduto del tutto alla promessa. A me sembrava piuttosto convinto. Allora perché non ci ha ucciso? E perché ha portato qui i suoi cuccioli? Perché cerca di proteggerci. È una logica un tantino forzata. Potrebbe aver lasciato i cuccioli per aiutarci a fuggire. Dobbiamo solo trovarli. Devi usare un tono gentile. Ci stiamo avvicinando, giusto? I versi si fanno sempre più forti. I versi si fanno più deboli. Non è facile da seguire. Le stanze tutte uguali non ci aiutano. Che andiamo nella direzione giusta. Perché sembri sorpreso? Perché lo sono. Deve essere qui vicino. Il rumore è sempre più forte. È più fastidioso. Siamo vicini. Gira sempre a sinistra nei labirinti. Non era a destra. Gira sempre a destra. Il concetto di destra e sinistra non è insito nella cultura catatiana. Ehi, bello! Che ci fai da queste parti? È chiaramente una trappola. Grande! Ora seguiamo un cucciolo di Cosmo. Quello stupido, oltretutto. Non è stupido, è nella media. Per caso è questo che dicevano a te? Ok, incasso. Perché lo sanno tutti che sotto sotto chi disprezza compra. Che peccato per Cosmo. È nelle stesse condizioni di migliaia di creature della galassia. Milioni, direi. E non sappiamo cosa gli succederà quando Raker e Nikki completeranno il compimento. Non lo permetteremo. Per salvare la galassia, dobbiamo prima andarcene da qui. Bel modo di tirarci fuori dai guai, piccoletto. Questo cucciolotto diventerà un grande guerriero. Già, una vera belva. Se vogliamo triangolare la posizione di Mister Predicatore, dobbiamo entrare. Non vieni, bello. Qui non è sicuro. Sei mai stato su una nave spaziale?
Vuoi aiutare tuo padre e la tua famiglia? Ho capito. Va da loro, bello! Tracciante online. Confermo che Pepita è sulla dannata Sacromerd. Allacciate le cinture, balleremo un po'. Merda. Aspetta. Beccati. Sistema Alpha Hercules nell'asterismo di Keystone. Coordinate inserite. Questa volta non ci scappano. Spegni tutto! Che cacchio, sì, Nova Corps! L'unimente deve... dai! Abbiamo provato. Nicky è lì, da qualche parte. Ci sarà un modo. Sì, li schiacciamo con la superiorità della nostra flotta. Se soltanto ne avessimo una. Ragazze, quando siamo alle strette diamo sempre il meglio. Deve esserci qualcosa da fare. Rocket, niente? E i Ravager? Puoi chiedere una tregua temporanea. Yondu sta marcendo nel Kiln, grazie a me. Facciamolo evadere? Evadere dal Kiln. Meglio rischiarsela con la flotta della Chiesa. Posso farlo? Sì, punto su Gamora. Concordo. Io sono Groot. Sì, anch'io, ma sarebbe inutile. Il resto dei Ravagers si sono dispersi. I superstiti saranno nascosti o in carcere su decine di pianeti sperduti. E cos'è? Un pirata senza una nave? Groot? E niente idee assurde. Io sono Groot. È un'idea assurda, non andremo dai Chitauri. È il genere di follia di cui abbiamo bisogno, ma non è quella giusta. Ci pugnalerebbero alle spalle. Ammesso che non lo facciano di fronte. Drax. Sei di sangue reale. Magari è il momento che il principe di Spartax torni e raduni la sua gente. Sei stato su Spartax di recente? Direi no, ma la tecnologia Spartoi va ben oltre... Durante la guerra hanno saccheggiato Spartax per la tecnologia. Non ci si può nemmeno atterrare. Gamora, idee? Forse c'è qualche terrestre che può aiutarci? Quei tizi in pigiama. Pigiami possenti? Dai retta a me, la Terra è ancora troppo arretrata. C'è bisogno di una flotta. Un momento! E se la risposta fosse sempre stata proprio qui, davanti ai nostri occhi? Peter Quill, ma questa bestia non può pilotare la nave. Non è quello che voglio dire. Pensateci. Per noi Cammy è più o meno inutile, ma è probabile che lo sia anche per la Chiesa. Cercano gente da indottrinare, gli animali non li considerano nemmeno. Hanno preso Cosmo. Cosmo ha una mente e un'intelligenza superiori, e questo lo rende debole alla promessa, proprio come Rocket. Grazie, ma non sono un animale. Dico solo che conosciamo chi ha un esercito di bestie e Raker non l'ha mai degnata di uno sguardo. Come abbiamo la certezza che non sia una di loro? Io sono Groot. Guardiani della... No, è a posto.
Ricordi che vuole spellarci e dare in pasto alle sue creature? Ragazzi, ci siamo. Ok, questa è la nostra ultima scommessa. Dobbiamo solo scusarci e far filare tutto liscio. Ok, le daremo un dono. Un'offerta di pace. Groot e io non torniamo in gabbia. No, devi... Pensa in grande. Molto in grande. Pensa alla bestia che vuole più di qualunque altra. Drax sa di che parlo. Oh, sì! Oh, no. Si ricomincia! Sapete dove andiamo? A Maklu 4! Per affrontare il leggendario Fin Fang Foom!